La persona che vado a presentare ora è un preside. Allora, come minimo davanti a un preside devi tenere un atteggiamento più che serioso. Uno si aspetta preside, un preside, e salutiamo tutta l'intera categoria. Certo che trovare un preside volante, ecco, è una cosa un pochino più rara. Bisogna andare a cercare nei libri di storia delle grandi corse automobilistiche e sicuramente si troverà il nome ma grande sul serio, di Nino Vaccarella. Buongiorno e ben arrivato. Io parlo da patita dell'automobilismo, che non è solo la Formula 1. E il signor Salvatore Costa, scusatemi, accanto a lui. Ben trovato, signor Costa, mi scusi. Santa Lucia ci protegga la vista. Allora, perché dice questo? Molti appassionati. Perché ha detto ci protegga la vista? Che è successo? Perché, come devo dire proprio tutto. Tutto, io. Completamente. E se no, non si capisce. Completamente? Sì. Fermiamoci. Sì. Allora, volevo dire che essendo miope. Sì. Non sempre con la coda dell'occhio, neanche col frontale dell'occhio, vedo bene chi è in studio. E adesso che mi dice? Vabbè, abbiamo capito. No, sa perché? Questo lo dico anche per chi è a casa. Essendo Santa Lucia colei che protegge la vista, è un modo di dire che ho imparato da bambina, e quindi fine della interiezione saluzzesca. Torniamo invece al nostro campione, che è entrato nell'albo d'oro di competizioni importantissime, le scopriremo mano a mano, ma è partito decisamente da un'altra parte, insomma, cioè la passione per i motori è arrivata in forma diretta e indiretta. Ma è arrivata quando ero ragazzo, quando ero... Anni? Anni 9, 10 anni. Piccinino. Piccinino. La Sicilia è una terra di grandi tradizioni sportive. E io ricordo, abitavo in via Libertà a Palermo, sì. E alle spalle c'era questa officina dove arrivavano queste macchine che partecipavano al Giro di Sicilia. Era il periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, e quindi vedere queste macchine straordinarie era un fatto importantissimo, un'emozione straordinaria. Se poi pensiamo che arrivavano campioni del calibro di Alberto Ascari, sì. Di Eugenio Castellotti, di Luigi Musso, di Umberto Maglioli, di Piero Taruffi, e possiamo continuare, sì. Ancora, perché l'Italia era la patria dell'automobilismo, non soltanto come piloti ma anche come macchine. Ecco che arriva questa passione da parte mia, e quindi ritornavo a casa entusiasta e mi identificavo in uno di questi personaggi, mm-hmm. Cioè giocavo e dicevo Vaccarella dovrebbe essere in un domani un pilota come questi. Non sognavo. Era un domani, ecco, non era però un domani troppo lontano, perché lei ha iniziato nel 56, se non vado errata? Io ho iniziato nel 56, quando è morto mio padre, sì. Perché i miei inizi automobilistici sono stati molto burrascosi, come guidatore, per cui mio padre questa mi proibì... Questa macchina che cos'è? Mi scusi se l'ho interrotto. Questa macchina è la macchina di mio padre, è una 1100-103, uh-huh. E praticamente è una macchina che proprio mio padre mi prestò e io sfasciai contro un muro. Per cui mio padre mi disse, grande. Tu fin quando io sono vivo non guiderai più una macchina, aveva ragione, perché non meritavo la fiducia di mio padre. E quindi quando è morto mio padre io ho iniziato subito a correre. E la prima corsa l'ho fatto proprio con questa macchina che ritrae proprio questa gara, che era la, ecco, Passo di Rigono Bedolampo. Però i suoi biografi, sì? E amici dicono che lei abbia dimostrato un talento immediato. Ora, un conto è andare a sbattere con la macchina, capita a noi, si figuri. Certo. Voglio dire che poi non abbiamo fatto i piloti da corsa. È stato bravo da subito, insomma. Tanto fegato e tanta attenzione. Ma io dico che quando iniziai a guidare, correvo semplicemente. Per me c'era soltanto correre. E quindi, non avendo esperienza, era chiaro che commettessi degli errori. Però, una volta maturata la mia esperienza, sono diventato giudizioso. Eppure essendo sempre veloce e avendo questa passione straordinaria, questo amore per le macchine da corsa, sono diventato più, ecco, più tranquillo e più redditizio. Questa foto a cosa si riferisce? Questa foto si riferisce alla Lancia Aurelia 2005, che era una macchina mitica in quell'epoca, perché avevano corso piloti come Valenzano, come Taruffi, come Maglioli, e quindi poterla avere per me era un motivo di grande soddisfazione, perché poi è la macchina che mi ha formato, ecco. Assolutamente. Senta Nino, lei è entrato negli anni 60 a far parte della scuderia Ferrari. Nel 1963. 63.
Lei è riuscito a fare quello che... Sì, dopo questa esperienza con la Lancia Aurelia ho acquistato una Maserati Sport a Modena, alla Maserati, dove ero legato da grande affetto perché era una casa automobilistica formata da persone molto umane, e comprai questa macchina che è stata la svolta della mia attività, perché con questa macchina Sport 2 litri ho vinto tutte le gare che potevo vincere. Tra cui? La grande? Beh, era l'inizio della carriera, quindi gare in salita, la Monte Pellegrino, la Catania Etna, la Sassi Superga, perché poi la stampa settentrionale mi diceva, sì, questo pilota siciliano è forte, però perché non viene su a correre per dimostrare il suo valore? Beh, la Sassi Superga è una signora gara. La Sassi Superga era a Torino. E io ricordo, sono andato con il mio presidente della scuderia Monte Pellegrino a Torino e ho vinto quella gara. Ed è stato commovente quando sono ritornato al traguardo a vedere questo personaggio, due siciliani, in un'atmosfera automobilistica nazionale, che praticamente commossi alle lacrime si abbracciavano perché... Era la vittoria della Sicilia. Beh, avevate conquistato due volte il podio, no? Come si dice. La targa Florio, Nino, quando è arrivata? Poi torniamo in Ferrari, ma la targa Florio, che ribadiamo, è per chi è siciliano, certo, perché certo, non lo è, certo. Rimane una delle gare più importanti in assoluto. Certo, la targa Florio era una corsa mitica, perché è la corsa più vecchia del mondo, ideata da Vincenzo Florio, questo grande uomo siciliano, e praticamente... Poter partecipare a questa corsa già era un motivo di grande soddisfazione. E quindi la prima l'ho fatta nel 58 proprio con la Lancia Aurelia 2005, ma purtroppo mi sono dovuto ritirare per guasti meccanici. E quindi dicevo, dopo questo straordinario 1959-60, sono stato ingaggiato nel 61 dalla scuderia Serenissima del conte Giovanni Volpi di Misurata, sì, che aveva parecchi soldi, aveva parecchia passione. E quindi comprava queste vetture importanti come la Ferrari, la Maserati e anche la Formula 1. Infatti, e questa foto a cosa si riferisce? Questa foto si riferisce, siamo già nel 65, è la mia prima vittoria alla Targa Florio con Lorenzo Bandini. Con Bandini, quello, per chi non lo sapesse, è stato uno dei piloti tra i più grandi. Bandini è stato uno tra i più grandi piloti che l'Italia, certamente, che l'Italia abbia avuto. Certamente. Quindi nel 63 ho ricevuto questa telefonata dalla Ferrari. E quando, quando era al telefono non ci credevo neanche, ero impazzito, era il sogno della mia vita, perché tutti i piloti praticamente anelano di poter far parte di una scuderia così magica, così mitica. Abbiamo anche un filmato della Targa Florio, della Targa Florio, sulla quale io tornerei, perché... Ecco, ce lo commenta la Carella. Sì, io commento questa, dopo tanti tentativi, è stata la prima vittoria alla Targa Florio. Ed è stata commovente perché è stata, diciamo così, la rivincita della Sicilia. Mi sono trovato a transitare per le strade in un corridoio umano con 500.000 spettatori. Sì. Erano delle scene che succedevano soltanto in Sicilia. Questo affetto per il pilota di casa, noi siciliani siamo particolarmente calorosi e quindi immaginate i siciliani come erano felici. Erano vittoriosi con me e quindi sono dei ricordi fantastici che nessuna pista del mondo ho potuto mai... poter, diciamo, beh, così, vincere, realizzare proprio nella propria terra, e poi una gara di tanto valore sportivo e storico, proprio storico da un punto di vista dell'automobilismo. Era, sa cosa mi colpisce, Nino? Come erano le macchine allora, avevate delle protezioni che erano proprio minime, ripensando, certo. Ecco qua il momento dell'arrivo e non è cambiato per niente, però è sempre uguale. Come? È sempre uguale. Certo. Giovane uguale, insomma. Certo, certo. Allora, dagli applausi della terra di Sicilia e della Targa Florio, torniamo a parlare della Ferrari e ovviamente di una carriera che a questo punto stava andando verso... Io devo considerarmi infortunato, perché far parte di quell'automobilismo per me è stato il sogno più bello, perché era un automobilismo di passione, di spettacolo, di grandi difficoltà. Correvamo sulla strada. L'unica cosa negativa era il grande pericolo, infatti quasi tutti i miei amici sono morti. Io sono un fortunato sopravvissuto perché ho avuto un incidente al Nürburgring terribile, sì. Sono uscito in prova con la Ferrari, sono andato a finire giù nel bosco e avevo 120 litri di benzina che mi gocciolavano addosso e la macchina non ha preso fuoco. E le nostre macchine invece prendevano fuoco come i fiammiferi e poi era molto difficile poterle spegnere. Ecco, quindi aver fatto parte di questo automobilismo per me è una cosa straordinaria, perché è stato un automobilismo di grande entusiasmo, e di grande leggenda. E questo è il filmato di Nürburgring, vede?
Questa siamo al Nürburgring, un'altra pista mitica. Nürburgring è una pista mitica e terribile. Dove Niki Lauda ha avuto un incidente dal quale è uscito illeso proprio miracolosamente grazie all'intervento di Arturo Merzario. Commentiamo queste immagini, per favore. E non ha voluto più correre in quella pista perché è considerata molto pericolosa. Questa è la partenza della 1000 chilometri da me vinta nel 1964, mille chilometri del Nürburgring. Allora le corse erano lunghissime, 24 ore di Le Mans, la Targa Florio 700 più chilometri, la 24 ore di Daytona, 12 ore di Sebring, insomma, mille erano chilometri. Erano corse, insomma, quando si finiva una corsa del genere valeva come 20 Gran Premi di oggi. Allora, vediamo ancora in queste vetture, e ribadisco il concetto, io parlo da appassionata, ma insomma erano vetture all'avanguardia nel momento, ma comunque dove tenerle in pista, insomma, era un impegno, volevano braccia, testa. Certamente, soprattutto in queste strade, ecco, in queste strade così, diciamo così, tortuose. E ribadiamo così difficoltose, in questo circuito, in mezzo a tante difficoltà. Questo circuito che poi Nino venne cambiato, fu un circuito cambiato proprio sulla base dei tanti incidenti avvenuti. In tutto questo, ci siamo fatti trasportare dalla bandiera a scacchi, no? E dalla passione per i motori. Questo signore ha continuato a fare il preside, il che è un po' dell'incredibile, perché insomma i suoi allievi, quando lei tornava a scuola, che cosa le dicevano? Ma i miei allievi mi commuovevano come mi commuovevano tutti i siciliani, perché quando ritornavo dalla 24 ore di Le Mans, dove avevo vinto con Jean Guichet, mi facevano delle sorprese, mandavano un loro rappresentante e mi dicevano: professore, dobbiamo sospendere le lezioni per un'ora perché abbiamo una sorpresa per lei. Io ero un po' rigoroso, dicevo: no, dovete andare a lavorare. E quindi poi mi facevano la sorpresa, mi avevano preparato una festa regalandomi una medaglia d'oro. Allora si regalavano queste medaglie bellissime. Beh, anche perché per i ragazzi dell'epoca, voglio dire, anche oggi varrebbe la stessa cosa, però avere un campione come certo. Preside, ecco, non doveva essere una cosa di tutti i giorni. La cosa comica era che il venerdì, prima delle prove ufficiali, mandavano una rappresentanza e mi dicevano: preside, noi altri sabato e venerdì, quando ci sono le prove, non veniamo a scuola. E io dicevo: no, se non venite a scuola io vi faccio il rapporto, no? E poi me li trovavo a Cerda tutti quanti e allora, erano perdonati perché per forza il di loro cose. Amore, la loro il loro simpatia. Amore, come si interrompe il suo amore, quantomeno tecnicamente, per le corse? Cioè, quando è che si è trovato di fronte al bivio, smetto per forza oppure continuo? Io ho corso per 17 anni, quindi sono tanti. E quindi quando hai realizzato i sogni della tua vita, perché il fatto della Targa Florio è un fatto mitico perché ha creato questo feeling tra me e il pubblico siciliano. Non succedeva in nessuna pista del mondo con gli altri miei colleghi questa partecipazione della Sicilia nei miei confronti. E quindi avere vinto anche le manifestazioni importanti del campionato mondiale Marche, che allora era più famoso della Formula 1, certo. E quindi era molto più appagante perché erano delle corse fantastiche, straordinarie. E quindi avere vinto il Nürburgring, avere vinto a Sebring nella California, avrei vinto a Le Mans, avrei vinto a Monza, a Imola, a Pergusa, insomma in tutte le piste, per me era un motivo di soddisfazione. Allora, una persona equilibrata, credo che io tra i tanti difetti ho l'equilibrio, allora mi sono, diciamo così, ho riflettuto, anche perché era sopraggiunto un momento particolare della mia vita, cioè mi ero sposato e mi era nato un figlio, Giovanni. Beh, quindi insomma, che saluto con molto affetto. Lo salutiamo anche noi. E gli regaliamo, anche se l'avrà vista mille volte, queste immagini straordinarie di vittoria doppia, come ha giustamente detto Nino Vaccarella, da siciliano in Sicilia e comunque da uomo che evidentemente, come ha detto, i sogni li ha proprio realizzati tutti quanti. Noi la ringraziamo con tanta invidia nei confronti dei suoi allievi. Aver avuto un preside così è stato un grande fatto. Grazie. Grazie a lei. Prego. Se mi consente, sono io che ringrazio voi, che vi siete ricordati di un pilota di questo automobilismo magico e straordinario, e volevo comunicare che a Collesano, che è uno dei paesi più sportivi della Targa Florio, stanno realizzando un museo della Targa Florio, dove ci saranno i cimeli di tutti questi grandi piloti del mondo, da Stirling Moss a Peter Collins a Manuel Fangio, a Siffert, a Giunti, a Scarfiotti, a tutti questi grandi piloti, in modo che la gente passando da Collesano potrà vedere questi reperti e vedere questa corsa che non sarà mai dimenticata nel mondo per tanti secoli. E magari studiarla un po', che non farebbe male.
grazie, grazie, grazie per essere stato con noi, complimenti, grazie a lei, grazie.